Amici del TAM, eccoci dall'EPDS Arena al termine del match tra Milan Quick Bite e Sassuolo Ottichigliano, vittoria del Milan col punteggio 10-3. Siamo con uno dei giocatori del Sassuolo, Licciardi. Allora, Licciardi esordio nel torneo purtroppo con una sconfitta, una partita che vi ha visti in equilibrio nel primo tempo, nella ripresa siete un po' calati fisicamente, ti chiedo un commento sulla gara. Purtroppo sì, siamo calati perché comunque dobbiamo ancora trovare un equilibrio, diciamo, di squadra, perché ci sono alcuni elementi nuovi rispetto alle scorse volte, quindi praticamente siamo qui giusto per divertirci e per trovare un po' di amalgama, insomma, esatto, come squadra. Esatto. Chiedo un commento personale alla sua prova di stasera, come la giudica, soddisfatto o no? Non tanto, perché comunque mancavo già da campo di calcio da circa un mese, quindi sto ancora un poco, diciamo, fisicamente non in perfetta forma. Ultima cosa, le chiedo un commento sul terreno di gioco, su questa nuova, diciamo, terreno struttura. Di gioco ottimo, veramente bello e veramente una struttura, diciamo, all'altezza della situazione. Ok, grazie mille. Siamo con Armando Illiano e Pasquale Lucci del Milan Quick Bite al termine del match vinto contro il Sassuolo col punteggio 10-3. La prima domanda la facciamo ad Armando. Allora, Armando, un grande gol per te stasera, la prima vittoria, avete iniziato bene questo torneo. Ti chiedo un commento generale sulla partita di stasera. Niente, mi aspettavo di peggio, invece mi andavo bene. La squadra è forte e andiamo avanti. Dice che la partenza di Pasquale, però. Però è bravo, siamo guardati perché Pasquale se ne va. Pasquale se ne va e quindi ora ci sono un po' di difficoltà. E chi verrà a sostituire Pasquale? Un nuovo giocatore? No, Alberto, però l'anno scorso vecchio Tom. Ok, quindi chiediamo, passiamo a Pasquale Lucci, ormai un veterano del TAM. Pasquale, l'ultima partita al TAM, poi ci saluti. Ti chiedo un commento su questa partita anche a te. Bella, tranquilla e rilassante. Ma come ci vedi Pasquale? La giaga. Davvero? Niente, io vi saluto a tutti gli organizzatori. Mi dispiace solo per sfidare il Bruno Sull'Udrone con Sunrise per una rivincita. Ma allora, il nostro obiettivo ci fai che lo dici? L'obiettivo è di Quick Bite Milan e l'Inter. Come sempre. È guidata da Dexter. Allora, quindi. Come sempre sarà la sfida eterna della Serie A. Faccio un saluto a Fabio, Andrea, a Dexter e tutti gli organizzatori del TAM. Se tutto va male, all'anno prossimo, se tutto va bene. Ok, ringraziamo gli amici di Quick Bite e li salutiamo al prossimo match. Grazie. Ciao. Arrivederci, buon Natale.